siamo scesi in piazza perché il teatro è commissariato, in realtà tecnicamente non è ancora commissariato. Questa notizia è uscita il giorno dopo dell'apertura sull'indagine per corruzione turbativa d'asta che c'è stata al Teatro Regio. Quindi intanto vogliamo avere chiarezza rispetto a questo commissariamento, perché c'era comunque ancora tempo fino al 30 giugno per valutare tutti i presupposti e requisiti per commissariare il Teatro Regio. Una delle possibilità per commissariare una fondazione lirica è la presenza di gravi irregolarità. Sicuramente un'indagine di questo tipo è una grave irregolarità, quindi magari questo potrebbe essere un presupposto. Allora, quello che noi ci chiediamo, se queste irregolarità sono state commesse da una persona che è stata messa dalla presidente della fondazione, che è l'Appendino, lei si assuma la responsabilità, perché evidentemente deve assumersi la responsabilità e adesso non scaricare sui 400 lavoratori del Regio le scelte che lei ha fatto. Non ci sono veramente dei presupposti così gravi, così critici per essere commissariati. Il commissariamento è una forma di declassamento che però si riverbera in tanti anni successivi, cioè prima che un teatro si risollevi da un commissariamento ci possono volere 5-10 anni, quindi questa scelta lei deve assolutamente scongiurarla. Questa manifestazione nasce dal fatto che nelle bufere che si sono create in questi giorni a livello di dirigenti, noi vogliamo dire chiaramente che non facciamo parte di questa triste vicenda, di questo. C'è stata tutta una situazione, due situazioni molto brutte. La prima è che sono indagini che sono in corso per la passata gestione. Adesso c'è questa iniziativa molto discutibile della presidente Appendino di commissariare l'ente. Tutto questo getta discredito sul teatro. Noi vogliamo dire che non si faccia tutta l'erba in fascio, cioè questa perdita d'immagine non ricada su di noi, prima di tutto. Inoltre, che non ricada su di noi anche le conseguenze di queste scelte scellerate a livello dirigenziale che sono state fatte negli ultimi due anni da una giunta comunale per quanto riguarda la cultura assolutamente incompetente. All'interno del Teatro Regio ci sono molti lavoratori precari, ci sono intermittenti, ci sono persone che addirittura non hanno avuto neanche accesso agli ammortizzatori sociali e non sanno neanche se riceveranno il bonus da 600 euro. Quindi quando anche si immagina che un teatro sia una fondazione lirica, sia un sistema consolidato di privilegi, bisogna fare molta attenzione, perché un diritto non è un privilegio, e se si continua a ragionare così si livella tutto verso il basso. Invece sono le categorie che non hanno ancora ricevuto delle tutele che devono ambire ad averle, non noi ad abbassarle. Sì, ci sono stati dei momenti di crisi, anche delle scelte sbagliate hanno fatto, però in quei frangenti la dirigenza che sbagliava chiamava i lavoratori attraverso i sindacati, ci si sedeva davanti intorno a un tavolo e cercava di trovare insieme una soluzione per non mandare tutta l'aria. In questo caso no, in questo caso sono state fatte scelte autoritarie senza avvisare nessuno. Tanto per citare un esempio, il fatto che mercoledì ci sia un incontro con il sindaco e i sindacati l'hanno saputo dalla stampa. Tanto per dare un esempio e di tante altre notizie abbiamo saputo dalla stampa, praticamente dai giornali, nella comunicazione delle decisioni arrivavano attraverso la stampa. Diciamo che è mancata totale trasparenza che era stata promessa e poi è mancata. Poi appunto anche la volontà di condividere i problemi con i lavoratori,